Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, al termine di una maratona d'aula, il bilancio della Regione Piemonte, che prevede nuovi investimenti anche grazie all'uscita dal piano di rientro in sanità. Di bilancio senza prospettiva hanno parlato le opposizioni, che hanno presentato diversi emendamenti. 63 milioni di nuovi investimenti per il Piemonte. Questo è il frutto del lavoro svolto dal Consiglio regionale con l'assessore al bilancio, che ha recepito alcune istanze di maggioranza e opposizione, in particolare su trasporto pubblico, cultura, turismo e sociale. 38 gli ordini del giorno discussi e votati. Saranno online nomi e importi di consiglieri e assessori che beneficiano di un assegno vitalizio. La legge proposta dall'Ufficio di Presidenza è stata approvata all'unanimità. Pubblici anche nomi e importi di chi ha ottenuto la restituzione dei contributi versati. È stato presentato a Palazzo Lascaris, su iniziativa del Comitato Diritti Umani, il Lenzuolo Bianco, volume autobiografico sul percorso di vita di Farhad Bitani, figlio di una potente famiglia mujahideen afghani, oggi testimone di dialogo e incontro tra culture e religioni diverse. Fino al 31 maggio è allestita presso la Biblioteca Umberto Eco della Regione Piemonte la mostra intitolata Le stampe popolari e la religiosità dei Valser nel Monte Rosa, organizzata dall'Associazione Culturale Augusta di Issime, Aosta, con il Consiglio regionale. Il Dipartimento di Educazione Castello di Rivoli e Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto, parteciperanno all'Arts Learning Festival di Melbourne in Australia dal 3 al 7 maggio. Sono stati selezionati dagli organizzatori del festival durante un viaggio in Europa. Il Consiglio regionale scende in campo a fianco della Partita del Cuore, che torna a Torino il 30 maggio, con una raccolta fondi a favore della ricerca. Collegato all'evento il concorso Un Cuore Rap, rivolto alle scuole medie e superiori del Piemonte, molti i testimonial della manifestazione.